Il salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. Ok, era per sdrammatizzare. Sdrammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ, lascia stare, MJ. Troppo rischioso, MJ. Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter. Questo dimostra che è ancora arrabbiata. Peter. Complimentoni, supereroe. Ah, che stress. Andrò in perlustrazione per rilassarmi. Spider-Man, abbiamo preso un cecchino che pedinava il capo dello staff del sindaco. Devono essercene altri. Quel folle aveva cerchiato su una mappa il tribunale. Ci penso io. Estorci altre informazioni al nostro amico e chiamami a questo numero. Devo sbrigarmi. L'attacco al tribunale potrebbe essere imminente. Se il cecchino mi vedesse accanto al bersaglio, farebbe fuoco. L'unica soluzione è fermarlo prima che possa sparare. Tutti odiano chi cambia. Spider-Man, abbiamo sbloccato il telefono del cecchino. Ci sono altri nomi e luoghi. Sembra che succederà nell'arco di pochi minuti. Una passeggiata? Mandami tutto. Cecchini multipli, un solo Spider-Man. Devo muovermi. Chiunque abbia lavorato alla campagna di Norman è un potenziale bersaglio. Suppongo sia un modo per distruggere Osborn, facendogli terra bruciata intorno. Il cecchino deve essere qui intorno. Se mi avvicino... Uno in meno, altri due. Devo controllare tutti i punti adatti a un cecchino. Bersaglio salvo. Ne resta uno. Se sarò lento, qualcuno morirà. Perché gli assassini non si adattano mai ai miei orari? Il posto è questo. Dov'è il sicario? Appena in tempo. Agente, tutti e tre i cecchini eliminati. È finita? Non ancora. L'arrestato dice che i suoi uomini tengono in ostaggio dei turisti. Dice che giustizieranno tutti se non lo liberiamo. Triangolando i telefoni abbiamo trovato un possibile nascondiglio, ma se vedessero la polizia inizierebbero a sparare. Finci di negoziare, prendi tempo. Cerco di privarli del potere contrattuale. Non lasceranno testimoni. Se non li salvo, gli ostaggi sono morti.
Se mi scoprono, uccideranno tutti gli ostaggi prima che mi avvicini. È molto semplice. Rilasciate i nostri compagni o gli ostaggi moriranno. Se mi vedono, gli ostaggi sono morti. Devo stenderli di nascosto. Se mi vedono, gli ostaggi sono morti. Devo stenderli di nascosto. Scommetto che non te l'aspettavi. È molto semplice. Rilasciate i nostri compagni o gli ostaggi moriranno. Il procuratore sta esaminando le vostre richieste. Sogni d'oro. Se mi vedono, gli ostaggi sono morti. Devo stenderli di nascosto. Buonanotte. È molto semplice. Rilasciate i nostri compagni o gli ostaggi. Il procuratore sta esaminando le vostre richieste. Non russare ora. Grazie ancora, Spider-Man. Abbiamo rischiato grosso. Non l'avrei scoperto senza di te. Siamo un'ottima squadra, agente. Ehi, cerca di convincere anche i tuoi colleghi a collaborare con me invece di spararmi, ok? Peter, sto per avviare un altro test. Dove sei? Ah, deve scusarmi. L'autobus ha avuto un guasto. Non c'erano taxi. Sarò lì appena possibile.
Trinity, com'è la situazione? Passo. Avamposto X-Ray sotto attacco. Sono i demoni. È la mamma di Miles. Pronto? Signor Parker, sono Rio Morales. Volevo ringraziarla per aver trovato a Miles un lavoro al FIST. È stato un piacere, ma mi chiami Peter. Signor Parker suona davvero troppo maturo per me. Ok, Peter. Sappi solo che Miles non era del tutto convinto, ma alla fine gli ho detto o questo o altra terapia. Lui ne ha bisogno, ma non vuole sentirsi una vittima o essere compatito. Lo capisco, anch'io sono così. Ne parlerò con May e mi farò trovare lì al suo primo giorno. Grazie ancora. Significa molto per me e mio figlio. Ehi, scusi il ritardo. Buongiorno, Parker. Buonasera. Ah, non importa. Controlla i neurosensori, dobbiamo ridurre il tempo di risposta. Subito. Prova a scendere sotto i 3 millisecondi. Di che si tratta, Doc? Mai visto un materiale simile? Sembra incredibile, ma lo usano i saldatori. Offre un elevato isolamento magnetico e limita la contaminazione tra gli arti e l'interfaccia neurale. Doc non può separarsene. Dice che li indossava durante il dottorato, quando manipolava isotopi radioattivi. E gli servono a restare umile. Ci siamo, Peter. È la svolta. L'interfaccia neurale farà conoscere al mondo la Octavius Industries. Forse riesco a ottimizzare il commutatore. Ok, procediamo oltre. Rilevo impedenza sul circuito del neurosensore.
infinito. Il rapporto segnale-rumore è sballato. Un nuovo processore ridurrebbe il ritardo. Ci sono, Doc. 2,8 millisecondi. Bel lavoro, Peter. Un discreto successo. Mi sembra incredibile. La aiuto? Sì. Doc, che succede? È così evidente? Per i medici è un disordine neurologico degenerativo. Forse è causato da sostanze tossiche con cui lavoravo durante la gioventù. Mi dispiace, posso aiutarla? Lo fai già? L'aspetto peggiore è che colpisce soltanto i muscoli. La mente continua a funzionare. Ma non basta più. Sei l'unico a saperlo. Manterrà il segreto. Ma certo. Forse dovresti cercare un posto più stabile. Sono venuto a lavorare per lei per quello che ha qui dentro. Le sue idee restano. E vale anche per me. Peter, prima che mi dimentichi, ho letto un articolo molto interessante che descrive le possibili evoluzioni delle interfacce neurali. Lo leggerò! Grazie, Doc! Per funzionare, il dispositivo richiede due componenti. La prima è una protesi rivoluzionaria, un sistema modulare di microfibre in grado di assumere infinite forme, dettate esclusivamente dalla mente del soggetto. La seconda
E qui è il vero genio, Peter. È un'interfaccia neurale diretta. Una sorta di rubinetto collegato ai gangli basali. Liberare il potere del pensiero, dall'immaginazione alla realtà. Qui non si tratta di sostituire gli arti, Peter, ma di affrancarci dal gioco del corpo. Come il nostro amico ragno, potremo vivere realmente le nostre fantasie più sfrenate. Ricordo ancora il mio colloquio. Mi sono presentato sporco e con 10 minuti di ritardo perché avevo appena sventato una rapina. È incredibile che Doc mi abbia assunto. Spero non se ne sia pentito. Peter comincia a sospettare qualcosa. Cerca di nasconderlo, ma ormai è chiaro. Ha notato i tic e il deterioramento delle mie capacità motorie. Ma in fondo sono stato io a pretendere un genio come assistente. Mi serve solo altro tempo. Il mio lavoro può migliorare la vita a milioni di persone. Salvarle. E può salvare anche me. Ho solo bisogno di tempo. Un'interfaccia diretta con i gangli basali. Rivoluzionaria, ma rischiosa. Non lo so, Doc. Una matrice di Gallio potrebbe funzionare, ma il rischio di danni resterebbe elevato. Gallio, sei un genio. Non pensare ai rischi, stavolta filerà tutto liscio. Le condizioni di Doc si sono deteriorate. Di questo passo perderà il controllo delle funzioni motorie entro l'anno. E l'impianto intracranico potrebbe peggiorare la situazione, con effetti sulla personalità. Bisogna essere prudenti. Doc deve scusarmi. Mia zia mi ha appena scritto. Tranquillo, Peter. Pensavo anch'io di concedermi una pausa, dopo aver controllato la telemetria. Grazie. Sarò qui tra poche ore. Grazie ancora, Peter. Non so come avrei fatto senza di te.